se è riuscita a vederla, che voleva dire due cose anche lei. La sera del mio compleanno ricordare il grande Roberto, colui che mi ha insegnato cos'è la musica, cos'è il ritmo e cos'è il swing. È stato uno dei batteristi per me più grandi e meno compresi del panorama milanese. Comunque, detto questo, ho deciso che questa serata sia anche il ricordo di lui, che per 6 anni è stato qua il mio compleanno con tutti voi. Perciò un grande applauso a Berlini. Divertiamoci. Rock and roll. Allora devo anch'io raccontare per forza una storia con Berlini. Dunque, Marco Lindo la sa. Erano gli storici lunedì di blues alle scimmie, e c'era Marco che suonava con Davide Bianchi, Berlini e Arthur Mais. A un certo punto, non so perché, Davide Bianchi quella serata era lunedì, non poteva farla, e quindi mi ha chiamato e non c'erano ancora i cellulari. Mi ha chiamato sul telefono di casa e mi ha detto: la vuoi fare tu? E ha detto sì. Ero un po' spaventato perché anch'io suonavo in quelle situazioni, però non così a livello grande come loro. E in realtà sono andato a fare quella serata e Roberto mi ha fatto fare una serata meravigliosa, nel senso che mi ha proprio aiutato, nel senso che eravamo basso batteria, mi guardava e mi diceva quello che dovevo fare, e anche Marco mi ha aiutato in un casino. E niente, grazie, ciao. Luca Lappo, Alessandro Cuore. Secondo me, più bravi di Berlini, Pallina! Qua alla mia destra, grande Massimo Marai, e poi ci saranno un po' di ospiti che non vedrete facilmente in giro. Divertitevi.